Buonasera a tutti, benvenuti nella nuova live di Gaio Giulio Cesare. Buonasera a tutti, questa sera altro convoglio, altro viaggetto insieme ai Jaguar Server. Questa sera ho cominciato tardissimo, ragazzi, scusate, ma stavo al lavoro e insomma, vabbè, il lavoro è un po' altalenante in sto periodo, però meglio così che un calcio nel culo, come si dice. Niente, allora, io essendo arrivato in ritardo, devo andare a Parma per raggiungere insomma gli altri compagni dei Jaguar Server. Adesso vediamo un attimo di se riesco a viaggiare veloce. Magari fosse che riesca a viaggiare veloce. Trasferimento veloce, eccolo qua. Trasferimento veloce, Verona, Milano, eccola qua Parma. Se io parto da Verona, forse riesco ad arrivare prima di loro. Trasferimento veloce, ok. Sì. E niente, partiamo, dai, partiamo così, bella così. Eccomi, ci sono. Giulia? Voilà. 2 minuti, siamo da te. Vabbè, io parto da Verona perché Parma non la conosco. Vabbè, sei vicino. Vabbè, a parte che se accetto il vostro lavoro poi mi catapulta da voi, quindi... Sì, infatti. Non ci pensavo a sta cosa. Comunque, se non vuoi aspettare, stiamo andando alla TIE Logistica. Vabbè, tanto... Da Verona, insomma, ci metto un po'. Sì. Allora, fammi sistemare. Allora, Omega, nella cartella documenti hai la cartella di Euro Truck Simulator 2 e in quella c'è la cartella mod. Semplicissimo, sì, come farming, praticamente. Casello dopo l'uscita. Sta facendo alba. GG. Ma chi è questo? È leve o sta cosa? Ok, grazie. Proviamolo. Prego, figurati, Omega. Allora, mi serve una cortesia. Prima che prendiamo l'altro lavoro. Chi è che mi cambia di host? Se vuoi lo posso fare io. Ok. Allora, mo consegniamo e poi ti passo l'host. Ah, devo entrare dentro al convoglio però, sì. Mi scordo. Sì, entra prima, così ti confronti pure le mod. Faccio host e convoglio? No, non adesso, perché sennò ti crasha il gioco che ce l'ho aperto io. Allora, aspetta, dai. Intanto prova ad entrarci giù, vedi se c'hai tutto. Sì. Ma che cazzo siamo? Ah, meno male siamo arrivati, guarda questo che sta combinati, Me ne mancano due, sai? Ti manca lo Scania Trucks in Mod, all SCS Trucks in Mod e Scania Salto. Esatto. Quella l'hai scaricata e l'hai messa nella cartella? Sì. In che cartella l'hai messa? Documenti e TS2 Mod. Allora, fai, esci al launchpad, vai nel gestore mod e lo Scania Salto lo attivi manualmente. Nel gestore mod qual è, scusami? Nel launchpad. Devo tornare indietro, esci, quindi? Sì, fai esci. Esci al launchpad. Poi vai gestione mod. Gestore mod, ti ritrovi quello e te l'attivi. Dove e fai conferma cambiamento. Dove sta gestione mod? Gestione profili, lista di LC. Mod manager. Mod manager, okay. Scusami, c'hai ragione, perdonami. Ok. Allora, lo Scania S-Alto te lo attivi e confermi i cambiamenti. Poi provi a rientrare al convoglio e ma quella te la tutte quelle non attive? Lasciale stare, non le toccare quelle. Ok, solo Scania... Ok. Solo quella devi attivare. Adesso provi a rientrare al convoglio. E quella lì dell'All Tracks bla 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 te l'attivi dal workshop, no? La sottoscrivi al workshop, okay, e te l'attivi. Ogni modifica andrà persa, no? Conferma cambiamenti, ok. Entro nel gioco. Esatto. E ti unisci al convoglio. Nonna, come vado con i parcheggi, oh? Nonna, come vado con i parcheggi, oh? Come vado? Spruzzo! Eccolo, consegna del lavoro, reali. La mia me la chiusa. Via.
Cioè, ci mette a caricare? Ma stai entrando però? Sta caricando. Sta a confrontare le mod, sì sì, ci sta. Cioè, ancora devo entrare dentro il coso, al convoglio? Allora, corrirando, attiva mod sessione. Allora, intanto faccio una cosetta su Discord al volo. L'unica che manca è questa qua. Ok. Allora, voce video. Leva tutta sta porcheria che mi butta via RAM. Minchia, comunque ragazzi, Discord succhia come un pazzo, eh. Beh. Mamma mia, oh. Fa schifo, fa. Meno male che è il vocale dei gamers. Sto palle. Compriamo i banchi di RAM per dargli a Discord. Perché non me la carica? Eppure è sottoscritta. Quella là degli Alltracks? Sì. Però tu l'hai sottoscritta. Sì. Allora provala ad attivare dal gestore mod sul launchpad. Ma perché sta a fa così Eurotrack stasera? Pure a loro. Si è fatto sbagliare un po', Troia, raga, ma che cazzo è successo? E te la farò parcheggiare, secondo te? Perché? In attesa dello scaricamento del contenuto del workshop di Steam, potete rinunciare premendo al tasto annullamento, tenendo presente che alcuni contenuti del workshop di Steam... a posto. Non se n'è andata la finestra. Allora, che era Alltrax... Ok, no. Questo qua. Vabbè. Conferma. Queste mod hanno rotto le palle, eh? Bella lì. Discord e Google vanno a gara, è vero? Guarda, 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 tutti con la skin aziendale, oh. Tutti tranne il Gaio. Bello pure lo Scania, eh. Guarda che bello lo Scania. Anche io non ce l'ho, Giulio. Vabbè, ma te vieni una volta ogni morte di papa. Anche quello. Vabbè, quando può, giù. Non è che se uno c'ha i turni, lo sai com'è. Il turno ce l'ha, Marco, pannaffanculo, però. Ah, grazie. Convoglio, corrierando, attiva le mod. Ok, tutto attivato, conferma attivazione mod, sì, bravo. Ho visto dormi, bravo. No, no. Vai nei gameplay, disattiva, oh. Che te metti a dormire? Vai opzioni, sezione gameplay, stacca tutto. Oh, che non fai riposare sto ragazzo. No, no, stacca a cazzo. Se vuole riposare si va a trovare lavoro un altro lato. Luci frontali ausiliarie e accessori sul tetto. Noi quelli che battono la fiacca che si rubano i sordi non li volevo. Con i sordi del papà. Una domanda, per entrare in convoglio è necessario essere piuttosto assiduo oppure si può giocare quando si vuole? Chiedo perché con gli impegni che ultimamente... No, allora, attenzione, il convoglio è live. Quindi, poi, che uno si sente in separata sede tra amici su Discord e si gioca insieme, ben venga. Però non è che è richiesta una presenza minima, come per la compagnia... Alla hosto, eh? Intesa come azienda. Aspetta, aspetta, che hosti, oh. Fermo, fermo. Aspetta un attimo. Avete sganciato tutti, ragazzi? Sì. Fermi, fermi tutti. Fermi tutti. Ok, adesso voglio stare, Giulio. Ok. Riunitevi, ragazzi, al convoglio appena potete. Sì. Eccola qua, corrierando. Daglie. Ok. Ok, io ci sto. Contratto esterno. Che facciamo? Facciamo sempre contratti esterni. Prezzo per distanza, freccia giù? Freccia giù. Non so, Marco, che DLC non ha. Non ho capito. Tutto, solo quella dell'Italia e... Non mi ricordo. Cioè l'Italia ce l'hai? Sì, vabbè, ci stai. L'Europa ci sto. Ok. Per entrare in azienda Razor non è richiesto. Se volete la scelgo un minimo. Io. Scegli la tua. Scegli la tua, bravo. Scegli la tua.
Più o meno quanto? 4-500 km, 3, 3, 4, 5, quello, diamo giù di lì. 300, Razor, 400. comunque no, non è richiesta una minima, Da Parma, da Parma. Sì, seleziona da Quindi, Parma, Marco. Austria va bene? Sono, no, 600 km E in la tutto. Madonna, Marco, Facciamo questo qua da 3,97 no. Vai, che vai. va ad Ancona. Vai, vai, va bene. L'importante è... No, vabbè, niente, non lo dico. Andiamo, dove volete? Dove volete, veramente? Che bello sto rimorchio, sta bene pure con la skin nostra. GG. Casaccio, eh. Il tuo pacco con guanti verrà consegnato domani, sì. Con guanti, che è una città con guanti. Allora, let's go guys, let's Ok. go to carications. Sto sotto Che te la fai, tutta 200. retromarcia, Marco? O devo rigirare Ma magari? sì, dai. Sto sotto 249 euro, pi cazzi vostri. Da Verona. Ambe. Ambe. Per par condicio sto cercando di provare il Mercedes. Addio mio. Pure il Mercedes devo skinnare. Bene. No, Io lo non sto stavo solo a bene col Mercedes. provare. Mi riprendo il man. Anche perché c'ha, boh, cruscotto piccolo, il vetro piccolo. Piace il Mercedes, mi trovo bene. Prima tu ti sei preso pure un fritto misto a Roma una volta che sei venuto. Invece dei Ancora, piatti. oh, ancora, si ricorda. Che c'hai tu Marco di camion? Ok, Mercedes. Mercedes. c'hai il Mercedes Marco? Esatto. Quanto costa il gioco? Mi pare 5 euro stava. 5 euro, sì Sì, ragazzi. sì. Sono le DLC che costicchiano un po', Sì. però oh, piano piano uno se li compra, non è che dovevi a tutto. Questo. Che A è posto, successo? cane. Ma mannaggia Marco però. Occhio Non ha rispettato la precedenza. che mo sbatti pure a me. Guarda gli No, specchi. tranquilla, ci sto. Poi in 5 minuti ci sono. Oh. Hai rotto il cazzo. Dove vai? Ma dà una botta pure a me. Ma perché pago io? Perché pago io in questo caso? Io mi scazzo da questi perché mi voglio vedere. Fai la rotonda al contrario, va. Qui No, guarda prima. mo che faccio, eh. Mo metto le ridotte. Ah, te ne vai mo. Ah, ok, te ne vai. Ok. Guarda, zii, te volevo portare in ditta con noi. È Ma voi state ancora andato. lì, dottor? Sì. Dottor, noi ci avevamo 66 km per Io pure li sto facendo i arrivare. Ho 66 km. capito. Prima se l'ha inculato Marco, poi questo si è inculato a me. Oh, Ci se vuole vi pazienza. piacciono ste cose. Senti, non rompete il cazzo per favore, mo. Ho detto. Ciao Dave765 Apple, benvenuto in live, zio. Grazie del follow. Grazie mille per il follow. Tacci Non quanto è sono a andato sopra. Parma, è a Piacenza sto. Carichiamo? Sì. A Piacenza. Esatto. Batterie esauste, 18.000 kg, quasi, scarsi. Comunque 3 minuti siamo giù, Giulio. Sì, io sono quasi arrivato. Grazie Dave, grazie di cuore zio per i complimenti. Sono contento. Io non lo capisco Manuel quando parla. No, manco io. No, assolutamente Dove state io. andando? Dove stiamo andando? Ha chiesto. Stiamo andando ad Ancona. Alla Exomar. Carichiamo ad Ancona. Ah, ok. Quando ti è costata smart working? costata penso un 2-3. Smart working purtroppo non lo posso fare.
Magari io potessi farei anche. T'ha veduto. Sei lì che è la mia la precedenza. State buoni. Marco, non repalasini che scenno e te meno, Allora, arrivato il momento della domanda un po' dolente. Io, avendo perso una volta il profilo che avevo, ho ultimamente ricorso alla mod per exp e soldi. Andrebbe bene o dovrei iniziare da zero in modo pulito? No, va benissimo, ti porti il tuo salvataggio, Razor. Non ti preoccupare che non perdi niente, zio. Vai tranquillissimo, camion, soldi, esperienza, livelli, perks, tutto. Quindi vai sereno. La seconda uscita io stavo andando presso al bot, mo me sfracchio un faccio al divieto là. Io ti conosco già, ma non so dove ti ho visto. Allora, non lo so. Forse su YouTube, credo. Una cosa. Benvenuti a Piacenza. Piacenza. Parcheggio automatico. Dov'è che Marco, che si setta il parcheggio? Ah, eccolo, fatto, trovato. Gameplay. Parcheggio per esperti. Ma io facevo un po' di farming, simulatori in generale, ho giocato ad Ark, ho giocato a Rust, ho giocato qualche sparatutto, facevo un po' di tutto. Facevamo pure Eurotrack già su YouTube, sì. Porca troia, ho sbagliato. Io devo smetterla con sta chat. Passa, va. Passa che se no te faccio sfracchiare pure a te. Passa. Non ho visto chi sei iscritto, maledizione. Grande Winchester. Grande. Eh sì, sei io tu, grazie. Marciapiede. Grazie per follow, Winchester. Benvenuto in live. GTA, sì, GTA lo facevo tanto. Sì, a sì. Voglia. Real come no? Ho consumato tutti i sabati, lo facevo. Allora io attacco e me ne vado, no? Sì, ma tanto siamo qua pure noi, giù. Ho visto. No, beh, magari se qualcuno deve caricare qua. No, io là no. Sì, siamo ad Ancona noi. Anch'io. Allora faccio il giro largo. Larghio. Vai, esci giù, vai tranquillo. Esco? Faccio passare io, vai tranquillo. Mettete in mezzo la strada e a tappa tu. È arrivato Marco. Mi metto al giardino di questa qua. Ah, bravo. Così ve faccio. Io perché diciamo quella mod a livello un po' spropositante, dico solo queste cifre. No, vabbè, ma non è un problema. Noi giochiamo reale, Razor. Cioè, l'importante è che rispettate i limiti e l'ordine del convoglio. Poi chi è di livello più alto, più basso, non ce ne frega niente. Chi è che sta spiantando il muretto? Io. Bravo, zio, bravo. Poi ci fanno pagare i danni. Oh, io non vedo niente. Ma le macchine, ma dove sono? Come non vedi niente? Oh, questa mia... Non l'ho vista. Biscotti è fantastico. Allora, voi non conoscete la vera storia di Jacer. Ma perché cazzo il correttore mi rinomina Jacer? Jacer è nuova, mi mancava. Come me che ci è cresciuto con le live. Grande Piero, grazie zio. Piero Tech effettivamente è un iscritto molto anziano, lo confermo. È maggiorenne? Come iscritto dico? Come iscritto è maggiorenne? Che ne so, perché fa differenza? No, per dire se era anziano o meno. No, penso che quando mai iniziato a guardare era adolescente, credo. Grande. Ok, fedelissimo. Aspetta, allora, ora siamo di... Sì, ma Piero è dei primissimi, eh? Oh, ma voi state a farma. Che cazzo è successo? Te pozzi morì tu e mamma la che ti ha comprato la macchina. Cioè, questo ha deciso di partire. Posso dire che pure io non me ne sono trovata una davanti, non ho visto. Questi passano così, fanno come gli pare. Assozzi! Cioè, praticamente con 100 metri mi hanno disintegrato il camion. Oh, boh. Anche io 7%.
Allora, per rispondere a Razor, siamo diretti ad Ancona, alla ditta Exomar. Siamo lì tra 22 minuti reali, quindi per le 23:08 minuti ci dovremmo essere, salvo eventuali deficienti cretini, scriptati male, semafori, rotatori, eccetera. Il sedile è comodissimo, Dave. Sì, sì. Devo dire che è proprio comodo. Ma che è sto traffico, ragazzi? Ma soprattutto, dove stanno le precedenze? Ma qua più siamo e più macchine ci stanno. Oh, te devi da fermare. La gente è matta qua. Forse non ti ricordi che già te l'avevo detto, ne avevo 15, adesso 21. Grande! Madonna mia, fedelissimo proprio. 15 anni. Porca miseria, beato Deo. Che bella età. Grazie Piero, grazie di cuore. Sempre un onore, cazzo, quando mi dite queste cose mi fate pure ripensare ai bei tempi. Ma per caso si chiamava Piero Gamer? Su Piero può essere. No, però io Piero Tech me lo ricordo. O Piero Tech o Piero Gamer? No, Piero Tech io me lo ricordo. Me lo ricordo. Minchia, bella età giù quando non c'avevo un cazzo da fare, eh. Porca miseria, a 21 anni giocavo a pallone, ma tutto pagato. Bella roba. Spettacolo. Giocavo a pallone, lavoravo al McDonald's, quindi capirai. Tutto pagato. Ingrassavi e dimagrivi. Ma magnavo a sfonname. E c'avevo. Qui a destra, eh. C'aveva un metabolismo che, cioè, bruciava tutto. Allora, Lorenzo scrive: ciao Giacomo, sono arrivato ora. Per caso usate una mod che rende il tutto più reale? Ce ne sono varie per quanto riguarda la fisica, i movimenti, eccetera, sì. Però di grafica no, ragazzi. Di grafica no, perché appesantisce solo. Allora, una sedia dura. Cioè, un Logitech è una sedia dura. Vabbè, la sedia la puoi cambiare, zio. Sì, comunque dice Piero che c'hai ragione, Marco. E ha cambiato nome, ma è lui, Piero. Ho capito. Se avete sentito tutti quei messaggi in fila, erano tutti followers. Grande. Grazie, di cuore. Siamo a 806 followers, ragazzi. Grazie di cuore, veramente. Abbiamo passato anche il gol, ma lo devo aggiornare. Mo buttiamo il gol sui 1000 e vai con Dio. Dai, e biscotti 8-5, zio. Buttate sui Cruis, ragazzi. E si è già fatto. Cruis 80. 8-5, Marco. Sta rallentando, c'è il camion davanti a me. Occhio che ti sorpassa uno. Vai, escimo. Vai tranquillo. Simone Raulbi, grazie del follow, caro. Benvenuto sul canale. Ciao zio, benvenuto in live. Sorpasso, no, non lo sorpasso io. Questo. Vai, sorpassalo, che te frega. Passalo. Mettiti 8-5 e tieni quello. Come si? Va bene, Dave. Buona live, allora. Ciao Matteo 21, grazie del follow, zio. Benvenuto in live. Non scrivo per un po' finché non vengo interpellato. Va bene, Dave. Buona live, ti ripeto. A me fa piacere, ragazzi, se ti rilassate, vi godete la live. Ci sta. Mi si è interrotta la live? No, io la vedo ancora. La vedi? Ok. Twitch lo vedo. Un'ottima memoria l'amico tuo, riferito a te, Marco. Però Marco era un moderatore, perciò ti si ricorda bene, Piero. Quindi sì, sfido io che c'ho buona memoria. Sono per alcune cose però, eh. Vabbè, Marco, lo sappiamo bene, cazzo, ma... ce l'abbiamo tutti. Non è che lo devi dimo. Matteo conferma che la vede. Benissimo. Grazie di cuore. Comunque, grazie della info. La pulsantiera che mi hai fatto, tanta roba. Funziona, eh? Sì. Dai, ci sta. Noi siamo economici. Dai, a comprare lo Stream Deck e mi sei caduto. Però, ma vabbè. Quanto. Guarda, ti giuro, guarda, ogni volta che lo vedo mi si illumina il cuore, lo sguardo, tutto. Troppo bello. Ma poi ti ho messo pure a te in foto, dai, su, che vuoi di più?
Lo so, infatti mi dovete cominciare a pagare i diritti. Quindi, dovete cominciare a pagare i diritti. Comunque è uno spettacolo, già. Mamma mia. Matteo 21 ha sganciato un beat. Grazie di cuore della donazione, Matteo. Grazie mille. Sì, stiamo andando. Oh no, ad Ancona, Razor. Ancona, ditta Exomar. Grazie del supporto, Matteo. Stavo attenti davanti. Visto? Grazie che mi hai avvertito. Oh, guarda questa, ha girato tutto all'ultimo. Ma tu ma te rendi conto? La da sinistra, raga, terza corsia. Sì, okay. Ma tu ma te rendi conto? Va, 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 come... Madonna, già. Madonna. Che è successo? Che sta lì ancora la Mini. La Mini che mi ha fatto il pana pazza a me, cioè, quella... tanti bot, no? Vieni, capisco. Occhi giù. Sì, sì. Gli fate il filo. Tutto tutto con la Vola Mini la facevo slim. Così, la smart. Allora, Matteo 21, questo è un G29 modificato, è custom. Logitech G29. Ah, ok, giusto, vabbè, allora è ancora parte del DLC, sì, praticamente sì. Matteo ha chiesto nel beat che volante hai. Oddio, scusami. Non l'ho letto, Matteo, perdonami. Perdonami. Ora devo attivare quella vocina. Sì, sì. Devo attivare la lettura dei messaggi. Devo attivare. Frenate che c'è una bella. Ma perché esiste? È un po' complicata. Devo vedere se riesco. Ma. Ma mi sbaglio, stasera manca l'immancabile. Per le donazioni, però, Giulio. Non per i messaggi. Sì, sai che casino. Ma già allora, ti ricordi le nottate con Raft? Che bello, cazzo, Piero mi si è ricordato la roba. Bella lo zio. Arriva bello, anche Matteo, siamo già entrati nel server. Dai, cazzo, quanti siamo? In 7 su 8. Grande! Madonna mia, ragazzi, come andiamo? Allora, direzione ad Ancona siamo noi, Tra 15 minuti reali siamo ad Ancona. Comunque dicevo già, manca l'immancabile. Colui che c'è sempre. Chi è? Il grande Brando. È vero, cazzo. Stasera manca. Manca Brando, ragazzi. Arriverà. Che sei? Che codemo da? Oh. Allora, lo zio. Sto cercando di invitare Matteo. Nel Discord? Sì. Oh, porca troia, il guardrail. Io sto a leggere la chat, non mi sfrocio. La chat! Non dovete citare altri streamer! Oggi ho fatto la live giù. Ho finito di skinnare lo Scania. Uh-huh. E poi ho montato il NAS a Luca, installato tutto a posto, regia funzionante. E sono anche riuscito a bestemmiare in chat, in live, scusami. Spettacolo. Perché non me ne sono accorto. Fai i cretini e Luca, non me ne sono accorto. Modo sta da Mario? Penso che sta con Mario, Luca, sì. Grande Mario. Ah, già. Dimmi. Mi ha detto che lui è dentro, ma non ha l'autorizzazione pubblica. Sì. Di Discord? Sì, Discord. Deve aspettare un secondo, sì. Vabbè, intanto entrate e magari parla in CB, Andre. Sì, parla in CB, assolutamente. Vado, allora mi sposto giù un attimo con lui, appena è un minuto, poi ci sposti su. Va bene. Sei un fan sfegatato dei Modà? No, anche a me piacciono i Modà. Sfegatato no, però mi piacciono, sì. Ma tu l'hai sentito il video di quello che canta... di moda tutto strano che non si capisce un cazzo giù? No, non l'ho visto, cioè l'ho visto ma non l'ho sentito, che al lavoro c'era un macello della miseria. No, dopo lo mettiamo in live, No, tanto i copyright ci stanno perché la canzone non fa così. Uh-huh. Quindi, cioè, dopo lo mettiamo. Trappellici non ti piace? Bellissimo. Non a Bologna ci facciamo un piatto di tortellini. I tortellini. Momite fai tordelin col chiul. Le ciappette. Canzone preferita dei Modà. Pittore.
bellissima, Pittore. Mi piace anche il tappeto di fragole. Sì, però beh, tutto sto smieramento, Marco, non me lo sarei mai aspettato da te, eh? Vabbè, ma da quando sei fidanzato così, questo è. Ormai. Ormai. Sì, Piero, mi ricordo, sotto il terremoto ci sei stato, sì, mi ricordo. Mi ricordo tutto, ragazzi. Porca troia. Ragazzi, purtroppo vi devo lasciare, poi in caso ci sentiamo per quanto riguarda l'azienda. Va bene, Razor? Tanto il Discord ce l'hai, magari una mia richiesta d'amicizia ci sentiamo privatamente, ma mi sa che già me l'hai mandata. Ci sentiamo lì, ti do delle dritte su come fare, vai tranquillo. Grazie, Razor. Ciao. Semplicemente ciao. Ma la cosa bella è che tempo fa viaggiavamo su ETS2 con la radio vera, ti ricordi già che mi hai passato? Sì, sì. Non so se era una mod o... Sì, è una mod. Giacomo, abbiamo tutti le skin della tua azienda, dobbiamo fare per forza una foto. Siamo full? Sì, però la faccio io la foto stasera, ragazzi. Certo. Sì, ma io non ce l'ho ancora. L'ho dovuto abbassare ancora perché sta laggando leggermente. Lo so, siamo in tanti stasera. Ma lo sai che sto approvando sto Mercedes e non è male per niente? Ah, giù, ma vattene a fanculo. No, non sto a scherzare. Ah, no, ma non me ne... te elimino dagli amici di Steam dopo, ricordamelo. Oh, a me piace, non è male. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu. Che belli, ragazzi, ma sono belli a sentirsi, ti rilassano. Marco, rallenta comunque... un po', così da un po' di spazio tra me e Giacomo. Comunque, sì, ragazzi, io devo dire una cosa. L'ho detto già prima a loro. Io stasera ho speso i miglior 2,50 euro della vita mia. Ho dato 5 voti a Noemi. Porca troia, ragazzi, quanto è brava. Cioè, è una lametta quella donna. Sì, certo, Piero, certo. Va benissimo. Come frutta ancora c'erba. Oh, stiamo nelle Marche, porco diavolo. Porco diavolaccio nero. Ma dove dovevamo andare in Austria? Non dovevamo andare in Austria? Ma dove in Austria? Oh, Marco ha detto che fa, ma andiamo in Austria? Isoropi, grazie del follow, caro. Benvenuto sul canale. Ciao, Iso. Ma se stiamo nei Marche, come fa a mandare la nostra? Scusa. No, non hai capito, giusto. Stava per prendere un lavoro da 700 km. L'ho bloccato io. Ah, non ho sentito, evidentemente. Sì, ma secondo te, se parti da Parma e vai in Austria? Infatti, è quello che. Che andiamo a ballare con i tirolesi. Grazie ancora Isorape del follow, grazie di cuore. Come frutta ancora c'erba e adesso un po' di blu. Una notte bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Non me la ricordo. Ciao nerd 9990, grazie del follow, benvenuto sul canale. Puoi solo respirarla, azzurro come te. Minchia, che codemodà, pure c'è un'estensione della Madonna. Io ricordo c'è stato un periodo che c'era andato in fissa con sti cazzo di modà. Praticamente in macchina a palla, poi piacevano a Sara, no? Quindi cioè sta radio che andava come un pazzo, cioè avevo un impianto audio alla Mini Cooper che non ve lo dico. Tu immaginati il sub di una potenza tale che dopo che aveva suonato una canzone dovevo rimettere le guarnizioni al cofano. Me se ne uscivano le... Non sto a scherzare, raga, Dario Roagna, ciao caro, benvenuto in live, buonasera. Oh. Ok. Li facciamo prendere a lui i lavori. Non ci sta problema, però digli una cosa. Dal menu principale del gioco connettesse il profilo a World of Trucks, perché sennò poi è un casino, perdiamo tempo, Perché noi facciamo contratti esterni, sì, No, ci perdi già, io l'avevo già fatto fare io. Tutto a posto, perfetto, va bene. Perché giocavamo multiplayer anche io.
Ma facevate contratto esterno? Sì, contratto esterno. Ok, a posto. Sì. Preciso, mo li facciamo prendere a lui i lavori, così non rischiamo di andare dove lui non può. Vai tranquillo. E ora glielo chiedo per assicurarmi. Vai, assicurati che sia tutto a posto, che mo ci mancano 3 minuti di orologio a noi, reali. Sì, sì. La fantasia delle canzoni, una voce fatata, è vero. È bravo, Checco è bravo, ragazzi. A me piace. Ma mi piacciono proprio come gruppo, cioè. Biscotti, come va, Biscotti? Come va, Biscottino? Non risponde, se non chiami. No, no, non posso strillare, non posso. To spruzza. Come va? How much you fuck, man? Quando scopi? Oh, comunque oggi ho provato il car wash. Quando scopa Camagalli. Ho provato il car wash lì su Gas Station Simulator. Hai scoperto come funziona? Sì, e dovevo andare nelle fogne ad attivare una cosa, vabbè. Mi pare giusto, tu però la macchina la lavi con l'acqua del merda, mi pare giusto. Infatti, e tra l'altro è una cagata pazzesca. Mi immagino. Già che te scrive, appena mettono l'oggetto nuovo, guarda che fra poco funziona automatico. Immagino che cagata. Ma poi ci bella corbettina. Ci metti 3 anni a lavare una macchina perché poi l'acqua non va ovunque, devi andare lì, puntare bene. Immagino. Sciaperte. Mazza quanto frame lag qua, cazzo. Mi hanno dato 7 botte di lag allucinante. E a me pure prima, sai? Infatti ho dovuto frenare per paura di una botta a questo qua davanti. L'unico difetto che c'è il convoglio privato è questo, ragazzi. Cioè lo devono ottimizzare perché sennò è un macello, raga. Così veramente è... Vabbè, ma c'è da poco, quindi dai, ci sta, diciamo. Sì. Sì, ho capito. Mannaggia, ho missato il telepass. C'è la peppina, Marco. Va davanti allora, Gio. Ma è frontale? Eh? Ma perché sto... Ah no, non è frontale, è quello che sta portando camion. Sì. Li girati? Sì. Sta traffico stasera, eh? Secondo me, raga, sto traffico lo dobbiamo levare. Madonna, come droppa. Non può essere anche quello che... Dai. Sì, ma è troppo, cazzo. Giù, ma tu la modifica alla mod del traffico l'hai fatta? No. Cazzo. Io allora, che lo so. Grazie. Non sapevo di dove modificavo. Cioè, porco Giuda. Che è successo? Che è successo? Io stavo andando tranquillamente, ero dietro di te. Una macchina mi ha preso, mi è venuto addosso. Fatto ragazzi, bene. Ma chi cazzo state suonando al cancello? No, non lo so, suonava, io mi sono accodato. Magari c'era, che ne so, una sposa che passava, che ne so. Vabbò, niente, i pazzi. Vabbè. Oh, ci stanno due skin azienda. Oddio, raga. Io sto a riserva, raga, non me ne raccorto. E anche io fra poco devo farla. E mo succhiamo a sti due camion che stanno qua. Guarda lì, quanto sono belli. Già, prendetene un. E intanto apriamo i dati della. È positivo, dai, mo fateci scaricare, arriviamo. Arriviamo. Guarda Biscotti come parcheggia. A merda. T'ho visto un sacco smart, eh? Sì, sì, te faccio fa una guidata con sto coso che c'ho in mano io, allora. Si stacca pure il coso, per volante. Vabbè, una batta davanti, una batta dietro, ha parcheggiato, dai. Si stacca pure la pedaliera. Hai capito? Mi si stacca tutto. Mezzo rotto, mamma mia, lo so. Ieri, infatti, quando mi hai detto che volante c'ha viso, E frena. Sei sicuro? Vai. C'eri quasi.
Oh, lo zio, ma ci avete tutti e due il transponder dell'azienda aperta, sì? Mo speriamo che ci vedo con te. Che cazzo? Oh, ma raga, ma a me il gioco mi toglie soldi così a buffo? No, non gliela faccia con te. Che non vedo bene dove va il camion. Smell. Dico... come levo, aspetta, sto controllando. Mi sto muovendo, come vedi, come un pazzo per vedere il volante. Marco, vai dietro, Marco, vai dietro, sì, vai dietro. Sto andando. Guardalo, Io ho un'emergenza, ragazzi. Tipo? Sto a rimanere senza gasolio. Sei magico. Mi devo riuscire a infilare tra sti due, no, non ci riesco. Merda! Vabbè, dai una mano a guardare impostazioni, già, perché... Ti lagga? No, c'ho l'input lag, come te lo posso spiegare? È come se io smetto di girare e smette dopo. Ah, è il lag proprio, no? Quanto finisce? Grande! Vai un attimino su Esp e apri... Bella. Sopra, con voglio. Allora, come cazzo è? Nabbo italiano, grazie del follow, zio. Benvenuto in live. Merda, ho sbagliato. Sai che parcheggione che ho fatto? Bravo, eh? Sì. Mi metto qua così, mi impiccio. Vaffanculo, sto a fa tutto di fretta, sto a fa che mi sta a finire il gasolio. Io qua devo fare piano perché devo aspettare che mi reagisce. Fate con calma, ragazzi, fate con calma, non vi pigliate fretta. Ho capito. Provate a riavviarlo senza traffico, magari si risolve. Sì. Io pure direi che è il caso, Giulio, comunque. Che cosa, scusa, non ho sentito. Riavviare il convoglio senza traffico, Giulio. Dimmi che devo fare. Chiudi il convoglio, poi vai a riostarlo. Aspetta, però deve parcheggiare Smell prima. Sì, assolutamente. Cioè, quando abbiamo finito tutto... Ma affanculo sto mouse, mi sta a fare un macello. Cioè, sto mouse mi sta a imbriacare, Da dove stai il benzinaio qua? Fammi vedere. Sono andato a sistemare anche il camion. Dove? Almeno. Ragazzi, non c'è un distributore qua? No. È giusto, Marco, ci poteva portare in un posto dove non ci stanno distributori. Carico. In tal caso... chiamiamo il carro attrezzi. Ma che dici, Marco? Ma sei scemo? E fa benzina. Non c'è sta un magazzino qua, l'ho comprato al volo. Qua no. Devo far piano perché sennò me se ne va a fanculo. Va piano che... Scusami, ma se io faccio così... F3. Quasi entrato, dai. F7. Ci sei. Sì. E no, poi visualizza servizi. L'aveva dato. 2, rifornimento d'emergenza. Vabbè, poi chiamo il rifornimento, su. Che devo fare, ragazzi? Sto così, grazie Nappo ancora per il follow, zio. Ok. Smell ha parcheggiato. Quindi vado, eh? Quindi, chiudiamo il convoglio e lo riapriamo, quindi poi rigenerate tutti, eh? Ok. Allora, chiudo sessione. Sì. Chiudi sessione. Poi? Benissimo. Cioè, poi la riapri, però devi togliere il traffico tra le opzioni prima di fare host. Cioè tu premi osta convoglio, giusto? Sì. E poi... Attiva traffico, quindi lo levo? Bravo. Ok. E osti, vai. Fatto. Ok. Server up, vai. Allora intanto fammi sistemare anche loro in Discord, aspetta un attimino. Io mi prendo un minuto per andare al bagno e torno.
Vai tranquillo, intanto sposto loro. Allora, family, già tour privata. Venom, sposta in, già tour privata. Spostiamo pure via. Uè, arrivo un attimo, Arrivo subito. Ok, allora devo smutare Piero. Uè, eccoci qua. Ciao, frate. Bella Pieros. Dove sta? Venom può parlare già? Sì, Venom può parlare. Ciao Giacomo, come stai? Bella Venom, tutto a posto, tu? Come va? Dai, bene, grazie. Se non ricordo male avevi anche un figlio, giusto? Sì, fa un bambino di quasi 4 anni. Come sta? Tutto a posto, grazie. Ogni tanto ci scleravi dietro. Sì. A voglia. Ti ricordi bene, zio? A voglia. Allora, quindi c'hai anche i permessi adesso per vedere le stanze azienda, Venom, Così, tanto là pubblichiamo mod e comunque ci sono le ultime due stanze testuali, ETS2 azienda log. Eccolo. Perfetto, sì, là vi pubblica tutto, insomma. Ok, allora, qua ci stiamo tutti. Eccoci. Io sono nel campo. Aspetta un attimo che non... Manu, non t'ho sentito, scusami. Ci credi che mi fa bene FPS di prima? Ma forse te se sta a scaldare il processore, ti te sta a lasciare. Non è questione di traffico. Come sta? Stava a fiacorbolare, era la colpa sua. A me mo va bene. La pedaliera. Allora, ci siamo tutti in sessione? Sì. Okay. 7 su 8 siamo. Allora, chi è che deve prendere il convoglio? Cioè, che deve prendere il carico? Aspettate un attimo prima di prendere il convoglio. Aspettate un secondo. Allora, mi devo alzare un secondo giù. Anche tu. Zio, gli hai spiegato bene le regole a Venom? Sì, degli 85 solito, gli 85 km orari, sta tutti uniti. Forse brevi, ma... Non superare. Medio brevi, ma nel senso che noi le facciamo in live, Venom, per non annoiare, Però, cioè, tu puoi fare quello che vuoi, pure 4000 km, non è un problema per noi. L'unica cortesia che chiedo, ragazzi, in convoglio si parte in una determinata formazione, quella che capita, ma non sorpassate, per favore, perché succedono i macelli e gli incidenti. Chi è questo col Mercedes verde? So io. Fatta cambiare sto Mercedes. Ma perché? A me mi piace. Ma vedi che sfiguri, non te vergogni. vai. Ma c'ha pure il montante più piccolo del man. C'è il montante, attaccaci al cazzo che me ne frega. Mo' arrivo, ragazzi, un secondo, Un secondissimo, arrivo subito. Matte, che fine hai fatto? Io? Sì, non ti vedo dentro. Se sono a fianco a te. Non ti vedo. Bestia. Dico, sono a fianco alla tua, al tuo camion. Ah, adesso mi sono mosso e ti ho visto. Ste retro impostate. Sono retro. Io. E spegnete i motori che consumate il gasolio. Ma io dopo benzina, davvero? Prima di partire ci fermiamo. E in autostrada per forza. Ma sai quanto posso fare ancora di autonomia? 3000 km. Ancora non mi ricordo che tasso era per vedere. La I. La I? Sì. Io l'ho impostato sul volante direttamente. Ragazzi, li avete tutti Ajaccio, Sardegna, la Corsica, la Sardegna?
Sì. Io la Corsica io no. Manco io la Corsica. Perché non c'avete il Vive la France, non ce l'avete. Sì, però col contratto esterno bypassi. Ah, ok. E vuol dire bypassi, io. Eh sì. Posso venire con voi in un punto in cui non ce l'abbiamo la mappa. Cioè, come Venom ha solo il Baltico e l'Italia. Ok. Ah, ok. Sì, per la Francia, da lui e anche l'Italia. La Francia, l'Italia, per dirti, se lui prende un qualcosa a parte. Sì, prendiamo il suo. Lui può farlo. Scusate. Cioè, non è bloccato. Cioè, non è bloccato per. Lui resta fuori e noi andiamo. C'è anche lui dentro con i contratti esterni. Se fosse autonomo. Teoricamente dovrebbe filtrarli. Sì, in teoria. Poi bisogna vedere. È quello. Madonna, questo qua ha 1420. Eccomi qua. Km. Ragazzi, ma una domanda. Venom, ci sta in azienda? No, non è ancora entrato. Allora, fagli fare un attimo la richiesta, per favore, al volo. Andasse sul sito un secondo. Deve scaricare tutta la gente. Ah, non ce l'ha ancora installato? Ok. Io no. Quello t'ho chiesto prima, mi hai detto di sì. Vabbè. Ah, no, okay. No, pensavo... Andrea, mamma mia, vatta a sparare, Andrea. No, e dammi una pistola. Vai, allora chi lo prende il lavoro? Venom. Vai. Prendi sto lavoretto, vai. Vai, contratto esterno. Contratto esterno e scegli quello che vuoi. Va bene, contratto di lavoro, contratto esterno. 7000 km, perfetto, ci vediamo domani. No, che 7000 km, buoni. Ma poi aspetta, perché Venom non lo vedo in... Ah, trollatore, eccolo qua. Mi ero scordato che si chiamasse così. Più o meno quanto vi volete? 3, 4, 500 km giù di lì. Partiamo sempre da qua. Possibilmente seleziona. Madonna. Anzi, se ti metti il filtro prezzo per distanza con la freccia in basso, fai cosa buona e giusta. Ah, già, c'è stato un mio dipendente, ma ha guadagnato 80 euro. E beh, non sei contento. tutti gli altri dai 13 in su. Oh, è il mio, io ho dovuto pagare 80 di malattia. 13.000. Un contrattino da 385 km. Vai. Aggiudicato. Tutti pronti? Hai cliccato lì su Astro dove stiamo noi, sì? Vai, sì. Ci ha cliccato. Perfetto. Vai, GG. La barchetta, attenzione. Alla faccia della barca. ci sta, signori, 100.000 euro sta roba. Un gommoncino, eh? Allora, chi è questo che mi ha passato davanti? Oh. Chi poteva essere? Chi? Sto cazzo? No, non c'è. Ma ce l'hai i specchietti? No. Infatti, ho visto. Sono a mod, non ce l'ha. No, perché il Parlamento deve stare dietro. Lo so, Dave, che sta in riserva la Benza. Mo devo andare. Che bastardo, però, minchia, quanto tira. 1000 cavalli sono troppi. No, aspetta che agganci il rimorchio, poi lo vedi. Madonna. Porca puttana. Sono arrivato a picchi. Dai, però Venom ce l'ha la voce da camionista, ragazzi, eh. Oh, voglia. Quella voce bella rauca. Porca madosca. No, dai. Che cazzo. Ma si sa perché mi sei fermato sulla sbarra? C'ho parole. Io l'ho vista su la sbarra. E io pure, cioè, era passata la sbarra. Vabbè. Oh, se vedete che inchiodo di botto, spostatevi che porti che ho finito il gasolio, eh. Vabbè, dovresti avere un po' di inerzia. Sì, mica è detto. Ci avverti noi, sì. Mica è detto che è discesa, ragazzi, eh.
L'inerzia va bene, però. Ah, vabbè, vabbè. Tieni la frizione, guarda qua. Quest'altro come guida, guarda. Ma sta guida con joystick, Andrea? No, col volante. Mazza, oh. Se guidi così pure in vita reale. Dio, ce ne scampi e liberi. Se mi vedi, buttati in un fosso. No, no, fortunatamente non te vedo. Pericolosa strada. Oh, se guidi come scopi sarei orna. Andiamo a fare benza. Piano piano, mo. Ok. Dove sta il benzinaio qua? Minchia, non c'è. Oh, al massimo te damo una spinta. Porca troia, ragazzi. La prima volta che mi succede, cioè io ci sto attentissimo. Eri troppo attento ai messaggi, Gio. Te sei no, ma ho detto prima di ripartire da Parma la devo fare e non l'ho fatto il pieno. Sono un coglione. C'è un benzinaio avanti, avanti 100 metri. Ah, ci vado, comincio ad andare a caricare. Comincio ad andare a caricare, grazie. Oh, io l'ho detto, eh. Lo devo fare pure io. Va bene, in autostrada ci sarà, dai. Sì, sì, sicuramente, ma non ci arrivo, Marco. Cioè, il problema no, vabbè, è sempre quello. Quella sì. Non c'è la modalità eco, no, eh. Dov'è giù? Elettrico non c'è. Che dici, Andrea? Non hai impostato il GPS. Come no? Vuoi che te supero? Sì, dai, aspetta che questo. Perché non hai accettato il lavoro, scusami? No. Accetta il lavoro. Che te lo mette il GPS? Adesso lo accetto comunque quando sono lì ho dato avanti giù. Non lo so perché ho preso la tastiera. Non me lo chiedete. Bella Dave con la mia emoticon. Grande zio. Ma Venom è indiano? No, perché? È non ha più frecce. Ma vaffanculo Marco, che battuta di merda, Marco. Io guarda, scusate, io me ne vado. Poi tra l'altro, cioè, no, è il contrario, Maria, Marco. No, Maria, io esco. Non utilizza le frecce, quindi vuol dire che le ha esaurite. È un vizio che ho anche nella vita reale. Ah, normalmente, okay. Quindi, quindi potresti essere uno che insulto. Ah, quindi scazzotti pure Venom, oltre che ad avere la voce da camionista, perché se non metti le frecce penso che la gente ti vanno a fanculo. Ma sì, guarda, possono mandarmi una volta sì e l'altra pure, ma non è sbagliato il cazzo. Se dipende, in autostrada le metto, ma mica in città, proprio. In città tira sotto le vecchiette col passeggino. Le vecchiette col passeggino. Ah, no, che stai sempre questo cazzo di frecce. Ancona, Ancona. Piero. Sì? Ah, ma ci stai, non parli, sì? Sì, sono silenzioso. Che dici, che racconti? Ma niente, diciamo che sto passando questi giorni nel letto. Non c'è niente da fare. Vabbè. Che vuoi fare? Esatto. È un po' così sti periodi. No, chiunque sei. Marco, più presto. Marco, cosa vuoi fare? Io non so, eri là in bambolata. Ero lì a aspettare Giulio che usciva. Vabbò, Marco, carica, dai, su. Oh, grazie Dave, grazie di cuore. Mi diletto. Oh, porca puttana la curva. La curva brutta, vedi la verità. Madonna quella mia. Stretta, vedi? La curva brutta con la chat abbracciata ho preso, sì. Lo sapevo io, perché te l'ho detto. Diciamo se ne va. So proprio Dov una certe volte. Oh. Voltare a sinistra. Ecco la Marina, grande Marina, bella Marina. Porca troia, no? Fermi tutti.
Che è successo? Robby. Chi c'è dietro? Io. Aspetta un attimo. Ho capito Giulio che voleva fare, ragazzi. Voleva partire con lo yacht e arriva con la canoa. Ah, Giulio! No, vuoi fare retro, Giulio, vai. Ok. Devo allargare un po' di più. Vai, vai. Che cazzo sta succedendo? Non mi ha agganciato. Chi è questo? Bono. Madonna, che bordello, ragazzi. Siamo tanti. Non è meglio. Sì, è fighissimo. Così è fighissimo. Se lo ottimizzassero quel pelo, porca troia, sarebbe spettacolare questa modalità. E che... poi secondo me, raga, 8 slot sono pochi. Cioè, che cazzo sto parlando, dai. Che è una collision qua? Lo sai che non sono convinto di sta cosa? Chi c'è davanti a me? No, già sono io. Aspetta che mi tolgo. Faccio come Baglioni. Mi no, devo se poi ti davo una bottarella per vedere. No, comunque è no collision. Mi sei passato attraverso, quindi. Ok. Comunque, se nel caso dovessimo crescere come azienda, possiamo sempre ostare due convogli, eh? Oh, yeah. Nessuno ce lo vieta. Siamo corrierando one e corrierando two, capito? E allora non ci vediamo. Giusto. Ho capito, Marco, devi vedi di 8 in 8. Ma dico, ma non si può fare una cosa più grossa, no? No. Ma magari bisognerebbe poi... andare tutti su Tracks MP. Il problema è che perdi tutto, Marco, le skin, le mod, tutto. Sì. Anche se si paga per ampliarlo. No, non c'è, purtroppo viene una cosa del genere. Io spero che la Nitrado, qualcuno del genere, se mi stanno cazzo ascoltando, faccia qualcosa. Perché servirebbe un dedicated server, pure che si può stare qualcuno, un home server. In chat tutti quanti scrivete Nitrado ascoltaci. Nitrado ascoltaci o Nitrado. Lo sai che dovremmo fare una petizione, la firmiamo tutti, gliela mandiamo. Oppure no, lo sai, non alla Nitrado, la dovremmo mandare alla G-Portal, che quelli sono un sacco money grabber. Quelli fanno tutti exclusive. Ditemi quando partire, Allora, io ho appena attaccato, c'è qualcun altro che deve farlo? Allora, un domani quando avrò il PC e un setup, sì, ci sarò in azienda, grande Dave, ti aspettiamo, guarda. Questa la domanda è, quando prendo lo stipendio, quando prendo di stipendio? Che ne so, che ne so quando quanto prendi di stipendio? Lo so. Il vecchio canale l'hai chiuso, vero? Sì, il vecchio canale è chiuso. Guarda Dave, l'ha scritto Giulio, Nitrado, ascoltaci. Grande Dave. Madonna, che caciara, porco due. Andiamo? Ok, parto, Vai, vai. Siamo tantissimi. Porco due che fila. Che spettacolo. Bello, bellissimo. Oh raga, mo domani se ci... Oddio la barca. Marco. Oh Marco, freccia a sinistra e giri a destra. Non l'ho neanche vista che ce l'avevo, sinceramente. Robin Hood, signori. Che sei indiano? Oh raga, domani pomeriggio, tardo pomeriggio, organizziamo, ci sentiamo un attimo in Discord, organizziamo un mega convoglio per domani sera, Sì? Ma convoglio lungo, raga, cioè dobbiamo fare una cosa... Oh ragazzi, chilometri neri. Sto rimorchio è lungo, quindi fate le curve belle larghe. Sì, Questo è speciale, no? Io accendo i lampeggianti. Marco, l'hai levata la freccia? Già ti dico, non ce l'ho, domani sera lo so già che non ci sono. Tu schiaffi in faccia come stipendi. Ma che cosa? Ma perché? Chia, quanto pesa sta roba? Ma non pesa manco tanto, non pesa, ragazzi. No, il fatto è che è lungo. È lungo dietro. È largo pure la barca, è larga. 10.000 kg. Ma con cazzo.
Al provo pesava più le attrezzature mediche prima. Fuori galleria si suona, eh. No, no, ma che sei scemo. Facciamo Umberto. Fate, inchiodate, frenate dietro, frenate. Frenate un po' lento, allentate dietro, eh. Sì, sì. Che tosta, eh? Prendemi tu. Ancora guardo prima di uscire dai bivi. Io sto fuso. Madonna. Rotonda dietro. Senti la rotonda. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Discord che suona. Sento i camion suonare. Niente, il casellante è morto per i decibel. Destra. Casellante, senti che botto. 8-5. Positivo. Oh, ma Di Siro non è venuto stasera, Lisandro. Eravamo 8-8. Cazzo. No. In una sera ne tiri sparati con la goduria di farmi macinare motori, è vero, è vero. Ma mo sta a Rifanotte. Sì. Ecco qua, ha preso la sessione Giulio, fatti in culo. L'ho preso io. Grazie Dave, grazie di cuore zio. Ma io ancora c'ho la pellicola sulla sigaretta. Ma che cazzo? Ecco il benzinaio, Marco. Devi mettere benzina? Sì. No, no. Chi è che si deve fermare? Io. Allora giro, eh. Vai. Distributor. Oh, mettetevi tutti belli uno a fianco all'altro che faccio una foto, eh. Dove ci mettiamo? Alle pompe? Mentre faccio le pompe. Dopo. Chi non deve farla dopo le pompe? Vicino ai bocchini, dopo le pompe, vicino ai bocchini, tutti in fila, che arrivo io e faccio la foto, dai ragazzi, forza, su. Sa Marco che aveva sbagliato l'ingresso, no, è giusto. Ho sbagliato l'ingresso, sì. Abbiamo che pare, l'unico che doveva fare gasolio ha sbagliato l'ingresso. Io non c'ho parole. Io non c'ho parole. Faccio dai, rito. Al prossimo. Buono. Se no, dai, al prossimo, va bene, dai. Vai Giulio. Quindi niente foto. Vai. E vabbè, mo la facciamo dopo, tanto è pure notte, dai, su, vai, andate, va. Io non ho parole comunque. Notturne. Non ci ho fatto caso. Ma non ti preoccupare, Marco, c'è scritto camion. Non ho letto. Piacere, gratta in bici, te. Niente, abbiamo occupato un autogrill. Praticamente. Siamo entrati, abbiamo sgasato un po' e poi ce ne siamo andati. È vero? Abbiamo fatto la nube tossica e mo migriamo. Signori, relax. No, ma una domanda.
sul programma dove si avvia Euro, ok? Il transponder dell'azienda, sì. Sì, bravo. Il limite 90. 91. 91. A 91 vi deve suonare. Ok. In Inghilterra c'è il limite 97, per esempio. Non fa niente, non fa niente. Comanda sempre l'azienda. Il problema è che se tu sorpassi quel limite, per l'azienda è corsa, non sono chilometri reali e non te li conteggia. Ah, solo quando vai nella giusta velocità che inizia a conteggiarli. Esatto. Sotto i 91. Messo però, in cruz, Giulio. Il fatto è che noi facciamo la sessione real life e quindi abbiamo le infrazioni, le multe, tutto quello le dovete tenere accese, perché sennò l'economia non ci sta. Quindi che succede? Che se su una strada del genere il limite è 80, noi andiamo a 85, perché 85 non ti multano. Se tu vai già a 86 ti prendi la multa. Se tu stai su una strada dove il limite è 90, tu puoi andare tranquillamente a 90, basta che non passi 91 dell'azienda. Che se ne dima? Ho detto, hai messo il cruise. Sì. 85. 85 Marco, guarda il limite quant'è? 80. Sempre 5 sopra la me, alla norma. È buona. Oggi stavo facendo, ho fatto un viaggetto fino in Inghilterra io e Matteo. Ah, figo. Abbiamo iniziato a usare le 6:30, alle 8:20 abbiamo finito. Madonna. Da Torino. Porca troia. Dobbiamo fare una cosa del genere, sì. Un convoglio gigante, sì. Ma quanti chilometri erano? 1400. Dilettanti. Giulio, se fai 3500. Sì, ma no, vabbè, è solo quello. Abbiamo preso cos'era, quasi 216.000 euro. Benzinaio a destra. Vai. Benzinaio a destra, dai. Sì, però pieno e basta, foto no dopo, di giorno. Marco, seguimi. Corsia, Dovrebbe essere di qua. È qua, dove sto io? No. Ah, no, è della, sì, c'è ragione. Ma giù che sta più a peccuro. No, mi sono caduti i guanti. Shit. Minchia, c'ho le mani nere come Abu. Abu. Mi devo mettere i guanti, mi sta macchiando tutte le mani sto sterzo di merda. Ma di che materiale è? Il volante di che materiale è? OCC, è quello vero da rally. Sì, è quel materiale strano che macchia tutto. Inizia alle 6, finisce alle 8 dopo. Sì, no, ma è fighissimo. Lo organizziamo un viaggio così lungo. Ciao, il Gaio, buonasera. Come va? Buonasera, no, buonasera. Non è il Gaio questo. Chi è questo con la skin italiana? Sono io. A posto, Marco? Vai. Tutto bene, sta dormendo. Non svegliate Giulio che si incazza, regà, eh. Non me la vado a mettere la prima. Quinta, settima, undicesima, signori. È GG. Alte e sei bavaglia. Esatto. Ma domani non arrivano i guantucci giù. Aie. Oh, yeah. Oh, oh. Il nostro Discord che suona. Vedo gli amici ballare. Che è successo, Marco? Chi è che c'ha la strobo? La strobo ce l'hanno tutti gli intelligenti, perché se porti un carico pesante i lampeggianti sono obbligatori. Sì, no. Però
La strobo io ce l'ho sotto al parafango. Sopra c'ho il lampeggiante normale. E tu non sei qui con me. Svolta Ferrara Venezia. Venezia. A Venezia. Chi mi ha sugato il canale? Ecco, io ho sugato il canale. Ecco. Uscita a destra. Oh, ci abbiamo il Mar Navigatore, oh. Hai visto? Mamma mia, come vai Marco, quanto spruzzi. Il Mar Natore. Ieri ci avevamo la Steel Nav. Ah, Andrea non è venuto stasera. Bella Brandoni, eccolo, ragazzi. Attenzione! Attenzione, Nicolan, sciabolata morbida. Ma Brandoni certo che arriva, Manu, è una garanzia. Cioè. Ma infatti ecco perché ci stupivamo che ancora non c'era. Hai fatto un viaggio su American Truck, Dave? Cazzo, ma vieni in azienda, zio. Almeno registra i chilometri. Mi sta ancora un posto, eh. No, ma che? Ma non no. In convoglio, in azienda, Marco. Ah, ok. In azienda... In azienda voglio a posti, ragazzi. Assumiamo in azienda. Oh, già. Oh. Oggi ho visto... Stavo tornando da qua, sono andato a fare il vaccino, stavo tornando. E avevo di fianco un furgone con scritto SRL Chaparat. E io gli ho detto, gli manca la canna da pesca. Che coglione. Senti, ma dopo che finiamo live facciamo sistemare il trasponder a Venom, sì? Sì. Okay. Oh, qua le strisce non fanno casino. Che figo. Perché siamo in Italia. Siamo in Italia, esci fuori dall'Italia, inizia a ballare la lap dance. Fanno casino solo sulla una. Vai Dave, quando ti sei registrato poi vai in aziende, lista delle aziende, cerchi Jaguar server e te fai e te mandi al curriculum. Va bene Dave, va bene. Tanto skin non ce ne abbiamo per American, quindi è semplicissimo, ti butti sul transponder, lo apri e immagini i chilometri. Cioè immagini i chilometri, quando te ci trovi a giocare, totalizzi lì, capito? Domani, senza fretta, tanto... L'altro ieri ho totalizzato per sbaglio perché non me ne sono accorto. E 1600 euro di infrazioni. Stasera andando a Londra mi sono venuti addosso due... E in una discesa sono salito di un chilometro orario in più, ho preso 740 euro di multa. Lascia verde. Ieri sera a me Giulio 2000 euro ci ha fatto una dovera. Lascia verde. E mica sono arrivato a 3000, cos'è? 3200, 3400 euro di infrazione. Le bossi in acciaccate. Tanto paga Jaguar. Ah già, però ho portato a casa 216.000. No, quando fai la richiesta di approvazione dell'azienda, cioè fai la domanda per entrare, sarebbe quello il curriculum, Dave. Non è niente di che, cioè, ci puoi pure non scrivere niente, a me non me ne frega niente. Io il primo giorno di viaggi ho portato 800.000 solo col primo. Vabbè, giù, tu hai bevuto Red Bull, posso mamma mia. No, non mi sei regolato, Andrea. No, cioè, ho fatto una pausa nel mezzo, eh. Però, mamma mia, tanta roba, cioè, veramente lungo, eh. Vabbè, solo per fare, ascoltami, solo per fare 1300 km ci abbiamo impiegato quasi un'ora. Non ci credo, io ci ho messo 2 ore e mezza. Cioè, un'ora e mezza perché andavamo 85. Eh sì, no, nei limiti, sì. Cioè, non è che... Vabbè, quello per forza, come fai se no? A un certo punto, quando siamo sbarcati in Inghilterra, io mi sono girato con Matte. Oh, Matte, dobbiamo stare a sinistra.
La prima cosa che ho fatto è aver impugnato in contromano tutto. Come date piove da me no. Sta iniziando a piovere. Da me ancora no, come cazzo può essere che sono il primo? Neanche da me. Acqua da me. Mo comincia, mo comincia. Allora, siamo partiti per il viaggio da Torino da Torino in Inghilterra. Ha piovuto per i primi 700 km. Madonna. Era una cosa, era un disastro. C'era Andrea che scodava dovunque, io c'avevo l'asse con la auto, che cazzo era? Era quelli che avevano 15 gomme. 4x8. Esatto, e c'era lui che era lì con l'asse piccolo, invece lui scodava ovunque, io andavo tranquillo, mi sbattevo. Vabbè, quello che c'hai montato mo, no? Sì. Lo Scania S. Ah. Bella macchina quella. Ecco la pioggia. Sì. A me ancora niente. Giù, a te arriva la nebbia. Ah, ecco, ecco, muori. Vai. Ecco, ecco. Si esce per Verona Sud. Siamo arrivati. Io chiedo dati tecnici del tuo camion, lo li sai? In che senso, Dave? Più o meno sì, ma non è che so specializzato, cioè, te posso dire che è un Renault. cazzo, buono. Vado io. Che ha fatto? Stavo vincula tutti praticamente. È bagnato, l'ultimo, l'ultimo paga. È bagnato, frena. La voglia. No, non sono io l'ultimo comunque, zio. Chi è l'ultimo? È Manuel dietro di me. Manu paga. L'ultimo paga da bere, quindi. Io pago. Frena. Mo lo vedi che quitta. Io non pago un cazzo. No. Già smesso. Un pochettino larga. Sì, ha smesso. Era di passaggio. Era di passaggio. Beh, figa. Figa. Ota! È la canzone dell'unicorno. E vabbè. Vabbè. Io... No, perché io sono molto specializzato. Chiedimi un'auto a piacere. Che ne so, Honda Civic, che cazzo ne so, ma VM è venuta, Ma dicevo che di una che sai, no? Ma no, non me ne frega niente, cioè, che porti i dati tecnici, ma mica so un ingegnere che sono i dati tecnici, cioè, scusami, Dai, te la dico io, uno turbo. Vaffanculo, senti quest'altro, uno turbo. Minchia la uno turbo, porca puttana. Marco, che è successo? Niente. Non vuoi far fatica a fare il parcheggio? Stavolta no. Madonna mia! Madonna, giù, che cazzo di parcheggio, eh? Sì, ma non me l'ha preso. Eh no, perché non sei giusto con la motrice. A chi gli frega la motrice? Basta che sta dentro il coso, no? Il carico. È sparito. Chi è che è sparito qua? Oh, era perfetto, era. Oh. Sembra a mano. Io che sono sparito perché l'ho fatto parcheggiare automatico. Ah, c'è un pure paraculi qua, hai capito che roba? C'è un cazzo di cosa. Si è aspettato un secondo ad entrare, mi levo dai coglioni e non so uscire. No, ma vai tranquillo, tanto è qua, non lì, non vai qui. Allora, mi levo e vado a aggiustare il camion che prima la sbarra mi ha sderenato. Che strano, ti giuro, è strano proprio, ma sei in mezzo. Non lo so, con penetri cristiani, che cazzo ne so. Ti fece si freddi a...
Allora, Honda Civic dell'87, motori 4 piedi e 5 rapporti con sì e no 140 cavalli, mazza oh. C'avemo R4 ruote con la barba. Se c'ha la barba. 4 ruote ce l'ha. Oh, pure bestia ha preso lo Scania, vabbè, niente, andati, dai su. No, e io dicevo che sul Volvo. Ah. 87. Il mio modello preferito è quello del 97. Quella c'ha 140 cavalli, quella c'ha 3 asini. 3 asini. Che è successo? Che è successo? Oh, ma mi sentite? Sì, 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 creati. Ah, state a ridere per quello, pensavo sì. Che era successo qualcosa. Io, ma che hai fatto? Che ho fatto? Che ma... hai fatto la bocca? Che ti hai detto? Il meccanico è no collision. Sì. Dovrebbe, sì. Aspetta che rientro subito, che ricambio roba. Ma vaffanculo, sono entrato del merda. No, non è una collision. Non è una... Vabbè, però, però state al meccanico, cioè avete questo vantaggio. No, però non dovrei avere danni. No. Abbiamo provato, io e Giulio. Ma io stavo a girare, poi siete che mi sei venuto addosso. Ah, questo è il rimorchio di merda che gira, Giulio. Questo qui? Questo con la parca girano le ruote dietro del rimorchio. Oh, ma io ho fatto un parcheggio di Cristo, veramente. Poi non me l'ha presa la prima botta, non so perché. Wow. Allora. Ok, dude. Da fuck. Però la ringhiera è collision, eh? Devo far piano. Fammi spegnere i lamp che giunti. Tanto scarcato. Me ne frega a me. Comunque il Renault rompe il culo a tutti. Senti Cash come mette le asce. Otto alla botta ne mette uno. Iniziale, io sto su Formula 1. Otto alla botta ne mette, raga. Madonna, come vai, oh? Scusami. Mi costo un motore veramente fa 2 metri, sta in dodicesima. Lo zio Andre che monopolizza entrambe le corsie. Io, ragazzi, mi sa che vi devo abbandonare. Va bene. Perché si è fatta purtroppo certa. Va bene. Mo domani lo zio Andre ti aiuta a sistemare il todo. Dai. Tanto lo sa fare che lui ce l'ha. Quindi. Poi, a parte che domani è sabato, quindi sì. Io non lavoro, sto qua. Se ti dovesse servire, Venom, sono qua. Ok, va bene. Grazie. Boh. Passa volentieri, ma figurati, è così poco. Allora, ci sentiamo, ragazzi. Va bene, bella Venom. Grazie, alla prossima. Venom. Ciao. Allora, un coprivolante tattico, Dave, ci starebbe anche, però... cioè è un peccato, raga, perché il volante professionale da rally, metterci il coprivolante è come andare a zoccole e cercare le coccole. È normale che zozza le mani, ragazzi, cioè ci sta. Ti prende il lavoro? Sto guardando. Oh, Dave Apple ha seguito Jaguar Server per 1 ora e 15. Mamma mia, signori, top viewer di stasera, attenzione, yeah. Dica. Uno lunghetto fino a Francoforte, 794 km. No, minchia, zio. A mezzanotte, una, una botta ai coglioni enorme, no, ne possiamo fare uno... Stavo vedendo per una Firenze. Che starebbero? Plastica usata, qua. Firenze quanti... sono 240. Dai, facciamoci questo, dai, che è cortino. Poi domani, raga, domani pomeriggio
Se ci diamo un orario più o meno approssimativo, ci vediamo tutti qua, ci facciamo un bel convoglione, possiamo fare pure 3.000 km, cioè sì, domani sto in live, Dave, forse il pomeriggio anche. Il weekend cerco di fare anche pomeriggio. Comunque fissa alle 21.30, garantita. Poi se mi beccate pure il pomeriggio, tipo oggi pomeriggio ci siamo montati un NAS. E ho finito di skinnare lo Scania. Dai, faccio Sempre pure in live live? extra. Sì. Faccio Ok. pure live extra. Fatta su Twitch la live. Io streamo principalmente lì, Piero, adesso, quindi. E Ok, adesso non so se vuoi anche più Twitch di più. ti conviene almeno arrivare alla feed. Ma mi state seguendo? Ma avete preso il lavoro? Sì. È Ok. Andre che già sta caricando. Ero l'unico che mancava, veramente. No, anch'io sono dietro di te, in mezzo alla strada. Plastica usata. Posso? Posso? No, ok, vai. Guarda qua. Che Sì, mi fa far giro entra. dell'anno, non ho capito. U containers. Ma che è doppio? Mortacci, Più zio, piccolo. proprio. È chiuso in bellezza, eh? Sì, però dentro a me mi ha rotto i coglioni lo Scania, cioè. Proprio questo. Non mi piace troppo digitale. L'Iveco invece come? L'Iveco è carino, forse è un po' troppo analogico. Cioè non c'è sta una via di mezzo a sto gioco, capito? A me il Renault mi piace perché è un ibrido, cioè ci sta la lancetta e c'è lo schermetto. È una Scusami, cosa. dov'è il concessionario né troppo né Ce poco, l'hai diciamo. tutti, ce l'hai tutti, zio, c'è la mod. Se tu premi ESC, allora premi ESC, vai in alto a destra al concessionario, poi clicchi in basso a destra rivenditore mod, te li sblocca tutti. In alto a destra al menu. Poi in basso a destra alla mappa rivenditore mod e a sinistra ti mette tutti i marchi. Non c'è bisogno di trovare l'officina adesso. Allora, io stacco che c'ho sonno. Se ti fa sentire, ci vediamo. Grazie della serata. Grazie a te, Dave. Grazie di cuore per tutto. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte, zio. Buonanotte, Dave. È quello mio, Renault. È quello che porto io. L'ultimo, l'ultimo. Che Sì, te c'ho do? un musone sportivo È a livelli. cattivo. Te do Sì. fastidio, Manu? No, chi è che deve Sì, questo caricare? poi l'ho acquisto. Io uso quello, sì, è bellissimo, è cattivissimo proprio. Perché ce le ho, le vorrei avere tutti. Calmo. Ui, Là? c'è dietro che deve passare, Vai, dai, biscotti. passate. Biscotti. Biscotti. Avete caricato tutti? No, non credo. Manca uno. Buttate in mezzo, zio, non ci sta il traffico. Stavo nuotando. Stavi nuotando? Attento, perché sul camion è pericoloso. Ci siamo? I Sì, Manu don't sta uscendo adesso. lasciare spazio, mi avete ingombrato tutta una via unica, cacchio. Prepararsi a votare destra. Che Sai che non ce l'ho? cosa? Il La voce? navigation one station, one nation. Vai sulle opzioni audio e lo abiliti se vuoi. One No, è nation. rosso, tetto dietro che è rosso. Mannaggia. È Ma successo. che mod è? Che mezzo secondo l'arancione. Verde, arancione, rosso. Oh, ma Non te dirà per a mano qualcuno. qui ci stanno qualche semaforo a Roma che è così, eh? Infatti fa pochi dei botti.
Ragazzi, abbiamo uno dietro per me, Tony, piano piano. Dopo il casello. Dobbiamo rallentare. Sì, sì, piano piano. Diteci quando ci siete, ragazzi, eh? Sì, sì. Io ho appena passato il casello. Manu è al casello. Sto dando 45 io momentaneo. Ok. Cazzo, stai il tasto con tutto sto fumo, non rovo manco il tasto. Chi è che è morto sul clacson? Comunque senza traffico mi pare un po' spoglio sto gioco. Ho capito giù, ma devi regolare sta cazzo di mod però, eh. Troppe macchine c'hai tu, giù. Io non so neanche come si fa, penso. Mo dopo lo facciamo. Ci siamo? Vai. Ma io c'ho le cose mie, non possiamo farlo. Vaffanculo. ci state, Marco? Sì. Vai, vai, zio. E niente. Non ci credo. Che la è? Squadra delle vacche. Io da lontano sento mu 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 mu. 8-5. Sì, 8-5. 8-5 confermato. Ti faccio ridere. Appena andiamo. Allora, amore, ridiamo sicuro. Certo. Appena vieni in Inghilterra, fai 20 metri a 48. E dopo questi 20 metri parte l'80. E dopo 10 metri c'è il 48. E va così per tutta la via. Sai quanto è molto preso? Immagino. Perché non ci capivi più. Però non fa ridere. C'era Traxbook, c'era fatto fallì, porca troia. Dobbiamo fare la foto qui, benzinaio? È buio. Ah, è buio ancora. Sì, è bellissimo, guarda, si vede tutto. Si vedono solo le luci. Opiniamo sto scarico e ci facciamo la foto, ragazzi, è perfetto. Veramente. Credo che prima eravamo un po' di più. Vabbè, ma mo sai quante foto faremo? Poi comunque le foto alla bacheca le possono postare tutti, quindi. Shyamalano! Su Zara. Parla Milano. Esatto. Poi c'è sta Chicago, c'è Viscio. Di notte. Ciambellano. Di notte. Chicago di notte. C'è Viscio del giorno. Dai, siamo ancora in 10, grazie di cuore ragazzi. Due ore e un
quarto di live. 2 ore e 13. 2 ore e 13 e 28. Sì. Sì, ho arrotondato. 9 abbonamenti. GG. Cioè, 9 abbonamenti, però aspetta. Perché c'è chi ha fatto 3 mesi, chi 4 mesi. Ma non mi ricordo. Luca ha fatto 3 mesi, mi pare. Rox ha fatto 3 mesi. Oh, cazzo. Giù. Che cazzo sta fa, zì? Sono confuso con la navigation. Comincia a intervenire il sonno. No, no, sa che è il vaccino che inizia a fare effetto. Mi sa di sì, stai diventando un po' più intelligente. Guarda, mo vai dritto. Mi stanno crescendo gli unicorni. Stanno a crescere le anguille attaccate sui coglioni. Sarebbe elettrizzante come cosa. Accarezzi i pedali con lo scroto fra poco. Oppure può succedere un'altra cosa, che c'è il prolasso degli organi, quindi magari vai a frenare e ti pesti le palle. Mi dispiace per Cash, che è una persona seria, è venuto a finire in mezzo a sta banda di squilibrati, però... Serissimo, serissimo. Però gli abbiamo fatto accettare le condizioni generali, prima di farlo entrare nel Discord. Firmato tutte le clausole. Tutto, tutto. Pure quelle scritte in piccolo. Abbiamo firmato anche... le clausole, le francescole, le giovannole, tutto, ha firmato tutto. Ha firmato anche l'ultima riga più fine, che se va in carcere gli portiamo le arance. Ovvio. Ovvio, vabbè, quello per amico questo è altro, cioè voglio dire, che cazzo, meno arance. Meno non puoi giocare solo con l'arancia. Senti, io te ne porto 2, almeno una te la magni. Punto, portami una banana. Una me la magno. E l'altra pure. Sinister. Quattro minuti reali. Mezzanotte 11 stiamo a destinazione. Ma come mezzanotte 11? Ma sono mezzanotte... sono le 5 e 7. Che cazzo sta a dire? Per della realtà. Ah, ok. A mezzanotte 11 minuti stiamo alla in ditta. A mezzanotte sai. Mo vedi che noi arriviamo e fa giorno, ci facciamo la fotina. Perfetto. E poi consegniamo. Stasera live bomba, ragazzi, stasera serata bomba, cioè cazzo, eravamo in 7, tanta roba. Ma prima di consegnare ce la facciamo la foto? No, è brutto con i rimorchi. È brutto? Beh, se ci avessimo i rimorchi nostri, giù pure. Te vuoi fare... vabbè, facciamo la connessenza, scusa. Sì, infatti. Tanto guarda che... il contratto esterno non scade mica, cioè non è che abbiamo urgenza di staccare. Invece col lavoro autonomo sì. Col lavoro autonomo sì, le scadenze sono più corte. Invece quelle che leggi nel contratto esterno sono ore reali. Hai visto, quando vai in offerta di lavoro autonomo ti dice l'offerta scade tra 2 ore, che sono 2 ore di gioco. Invece il contratto esterno sono 2 ore reali. Quindi tu pure che ti prendi un viaggio di 3000 km, ti puoi fermare, vai a pranzo e poi ricominci. Vabbè sì. Brando! Grande Brandioni! Brandiox! Grazie del like, Brando. Occhio agli autoprecoz, ecco, eh.
so che scherzi sempre quando arrivo io, sì, vabbè, mi fa piacere. Mai. Ci abbiamo confidenza, no, Brandox? Devo dire. Sei anziano pure tu, eh. Siete vecchi pure qui, eh. Eh? Siamo dei vecchi come me. Sì, sì, Brandoni... Secondo me ci sta. Hai ridendo e scherzando, giù pure Manu. Quanto tempo è che mi segue? Oh, c'è dietro. Oh, ma meno male, mi ha detto tirare il filo a mano un pazzo. Mamma mia, penso che se stavo dentro al camion stavo sparmato su finestrino una volta. Più panino con la Nutella. Ma che sta, ma nonna. Per i calciatori italiani questo è tutto. Hai detto qualcosa già? Ho detto che anche tu sei anzianissimo, Manu, del canale. Ah, sì? Scusa, quando è... Tu e Claudio? Claudio, quando è... Claudio è stato uno dei primi a seguirmi, eh. Minchia, Claudio... Sì, ma lui tempo fa, io ti seguo da un anno, forse. Ah, e allora no. Vabbè, Claudio però, madonna, Claudio è... storicissimo. Brando ha scritto sono del 98, ma non in quel senso, Brando, anziano nel senso che mi segui da tanto. Vabbè, lui prima non c'era, quindi non poteva sapere. Oh, foto, chi è che è entrato? Andre, non sganciare, Ma quanto cazzo se la famo la foto qua, raga? Famosela 2-2. No, come a 2-2? No. Cerchiamo di farcela tutti assieme. C'è sta un parcheggio dietro. È enorme, cioè, enorme. Parcheggio dietro? Sì. Davanti a noi. Davanti a... Vedi dove stiamo entrando noi. Se tu ti guardi dietro, c'è un parcheggio enorme. Ah, cavolo, è vero. E allora andiamo là, dai. Mo ci rigiriamo. Qua. Porca puttana, che ho preso? Manu. Tu chi è che sta a mano? Fai back, Manu, fammi il favore, vai dietro marcia. Che cazzo ho preso, scusa? Non posso andare qua? Ma che cazzo? Venghi. Thank you. Se non vi rigira dentro già. Sì. Ragazzi, venite qua dietro. Vado io a biscottini. Sto sentendo qua dietro. Sto sentendo il coso, però mi devo allargare un po' di più. Secondo me sì, eh. Beh, no. Venite qua dietro, è bello spazioso. Aspetta che vado prima io, almeno ti lascio lo spazio. Per ce la possiamo fare qua la fo? O ci stanno i cassoni qua? Dai, che ci andiamo. Cannone, Dai, che c'entriamo, dai. Ah, lì già? Sì, c'entriamo, c'entriamo, raga. Allora, fate una cosa, aspettate. 1, 2, 3. Manu e Cash, entrate da sinistra del magazzino. Eppure Marco, tutti e tre voi girate a sinistra, intorno a sinistra. Ok. Vieni qua, giù. Fermo Andre. Fermo. Aspetta che... Fermo qua. Vieni qua, giù. Aspetta che mi posiziono meglio. No, vieni vicino a me, così come stai? Aspetta, più vicino, mi metto il tuo... Così? Sì, esatto. Mo arrivano loro... No, ma tu cazzo... Ah, sì, stanno a girare bene. Mo ci arrivano loro da di fronte e si mettono in tre. Siamo a posto. Di fronte a voi? Così come stiamo noi. Non troppo appiccicati, se no non ce la facciamo a fare la foto. Così? Ok. Vai. Gira un po' a destra, Marco. Destra. Boh, fermati. Andre, tu verso sinistra. Tipo mi volessi venire a sbattere. Vai prima verso Marco. Io. Vai prima verso Marco, poco. Vai. Gira a sinistra. Poco, vai. Boh, basta, Andre, fermati. Dove cazzo vai, Andre? Fermo, buono. Occhio giù, che vado avanti pure io, Vabbè, vado indietro io, dai. No, fermo. Mo' di fatti la stessa cosa. Aspetta, Sì, ok, ma... allora, Andre e Marco così, io e Biscotti così, un po' più dietro di Marco, tu Biscotti, e io un po' più dietro
Andre, tu giù un po' più dietro di me e Manu un po' più dietro di Biscottin. E sta sì, qua. Va bene. Sì, preciso, penso che è preciso. Aspetta, mo ve lo dico io, fatemi mettere un attimo questa cosa. Allora, è buona la visuale. Non te preoccupa, lascia pazzio. Modalità foto. Cos'ando? Aspetta, c'è un casino qua, eh? Datemi un attimo. Oh, andiamo, comunque guarda il caso di stato, non accede. No, guarda un po' la stronza di là, eh. Manco. Siete pronti? Vai. Aspetta. Che cavolo? Fatto anch'io. Oh, fate cheese, fate cheese. Cheese. A posto. Dalla foto si sente il clacson, no? Era importante il clacson. Avevamo fatto le notte mentre suonavamo così. Allora, mo raga, tutti a parcheggiare, vai. Eh sì, mo deve uscire prima Manu, poi io. Ah beh no, così è che siamo, è vero. Io non so dove parcheggiare, però non ci vedo niente, vedo solo i nomi vostri. Io devo fare il giro. Ok, io aspetto e parcheggiate voi perché c'è un camino mazza. E troppi. Ok, ma ce l'ho dietro. E questo qua? Biscottino, dove devi parcheggiare? Però dietro, ho fatto tutto il giro. Io devo parcheggiare qua. E gliela mollo subito. Io do sta bestia. Vai vai. Me levo. Parcheggiare prima. Oia. Benissimo. Signori, veramente GG stasera, eh? Mo ce ne andiamo davanti al parcheggione là e ce ne facciamo un'altra senza. Però questa ce la dobbiamo fare tutti in fila, uno a fianco l'altro, il primo un po' più esterno degli altri e facciamo sempre a scaletta, però uno a fianco all'altro. Chi è questo qua? Cazzo, va da solo il rimorchio. Ah, non vedo nulla. Aspetta che me ne vado. Sarebbero anche i rimorchi comunque. Come? I rimorchi pure sarebbero belli. Fatti con il... lo so, però lo sai qual è il problema? Che poi possiamo portare solo un tipo di merce. Ah, okay. È un po' antipatico, perché la decide il rimorchio. Cioè, se tu ti fai un refrigerato, porti alimenti freschi. È inevitabile. E portare solo quelli, giusto? Esatto. Tac. No, non esiste l'universale, no. Ma perché American Truck sono tutti uguali, cioè, però quello è solo tipo auto, automobili, eh? Quello che dici tu. Avete finito di fare i bambini down? Non ti ricordi che tipo scendevamo? Sì, però erano sempre automobili. Allora, qua come ci possiamo... Da questo va. Come ci possiamo mettere qua? E qua ci dobbiamo mettere di culo. Così a fare la scaletta. Ecco, no, no. Sì, Marco, collision. Ci sono collision qui. Ah, ok. Sei sicuro? Occhio, sì, raga, eh. Allora, io mi metto attaccato alla rete, ragazzi. Ok. E voi vi dovete mettere a fianco a me, partendo dalla destra mia. Ok.
Però sto storto giù giù. Aspetta un po'. Così mi sbatti, così mi sbatti. No, no, non te sbatto così io. Aspetta, Marco. Aspetta giù, che mi devo mettere dritto. Sei il padrone. Un cazzo di specchio è falsa. Ok, allora io ci sto. Okay. Allora tu giù ti devi mettere a destra mia. Il pelo. Un po' più avanti di me e così via. Capito? Mi metti tutto a fianco. Ta, 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 ta. Uno più avanti dell'altro. Provo a mettermi proprio quasi appiccicato. Sì. Ci dovrei stare così, eh. Fammi vedere, aspetta, eh. Non suonate, raga, che sto a mettere la visuale esterna, sennò mi ammazzate, eh. Devi girare un po', devi addrizzare. Verso dove? Devi posti strozzi. Ti devi addrizzare giù. Verso. Ok. Ci so? Un po' di più. Ancora. Boh. Boh. Vieni. Quanto avanti? Okay. Aspetta, vediamo. Vai ancora un po'. Vai, vai. Mi prendi, Marco? Ah, no, 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 no. Vai. Oh. Vado avanti? Boh. Metti questi con la schiena di metallo in mezzo e il Mercedes ai lati, se no poi sono. Un po' più avanti, Andrea. Vai un po' più avanti, Andre. Vabbè, ma uguale, mano. Tanto poi mo ce li avremo tutti, sti cazzi. Perfetto. La via di mezzo per indietro. Marco, Marco avanti. Avanti. Boh, 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 basta. Fermo, Marco. Vai un po' indietro, un pelo. Marco? Oh, la madonna. Un pelo, lo sai che cos'è un pelo, Marco? Poi tu dipende, un pelo di bue, un pelo di vacca. Ok, penso fermo, che così va bene, sì. Fermo. Allora, chi altro c'è che deve mettersi così? C'è il biscottino che non si vede. Aspetta, aspetta, che mo sistemiamo tutto. Allora, allora. Manu, un po' indietro. Basta. Lo zio, chi è questo? Ma no, aspetta, chi è con lo Scania, l'ultimo Scania? Ok, dove sta il biscottino? No, ci sta, ecco. Sì, sì, mo si vede, mo si vede. È Manu che si vede poco. Troppo. Oh, quanto cazzo vai, Manu? Questo è sfrenato il camion. Poco dietro. Boh, ferma. Boh, Giulio. Boh, boh. Giulio, aspetta. Aspetta un attimo, perché tu c'hai una visuale diversa dalla mia, ovviamente. Sì. Allora. Perché mi metto tutto vicino che sono lontano? Fermate, Manu! Oh, santo Dio. Fermate. Va bene così, eh? Sì, fermati. Fermati. Fammi accendere le luci a tutti. Ok. Allora, qua vediamo un po'. Che ho fatto? No, non ce l'ho perché perdono me. Ah, puoi scegliere anche l'orario. Sto a fare la foto, sì. Ok. Ok, guys. Bene. Io penso che spengo i fari, spengo il camion. E salviamo tutti qua, domani rientriamo e siamo ancora tutti in fila. Esatto, esatto. Vabbè, tutti in fila così. Siamo qua, siamo tutti qua. Meno. Allora, salviamo. Perfetto. Ok. Allora, signori, io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino a quest'ora tarda. Siamo ancora in 9, grazie di cuore, veramente. Noi ci vediamo domani pomeriggio sicuramente con una live di intermezzo e poi la sera alle 21:30 come al solito qua su Twitch. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti, buonanotte, grazie a Giulio, grazie ad Andre, a Marco. Io non leggo i nomi. Chi è quello laggiù? Manu che se n'è andato e va bene. Grazie pure a Cash, grazie a Piero che è passato qui. Grazie, in grazie a chi vorrà joinare nella nostra azienda e darci una mano. Un abbraccio a tutti, buonanotte di cuore, ragazzi. Ciao belli, a domani. Ragazzotti, grazie a tutti davvero per chi vedrà la live e niente, ci vediamo alla prossima. E buonanotte a tutti. Alla Yacht Est, come sempre, raga.
Ciao ciao ciao.